Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ah, mi sono bruciata. Come vedete, davanti a me abbiamo oggi delle creazioni in colla a caldo. Yeah! È da un po' di tempo che non le faccio e quindi oggi mi sono detta sì, anche perché mi devo rifornire per il prossimo mercatino che sarà domenica. E quindi niente, partiamo subito e vediamo che cosa ho combinato questa volta. Insomma, sono andata molto sul soft, così sicuro non sbaglio. Poi non ero in vena di molti esperimenti. Ecco, già ho messo una caterva di brillantini che forse neanche sono rimasti. Questa è... Oh, che carina! La stella marina, che bellina, c'è anche la rima. Dai, smetti. Ok. Questa è molto 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 carina, anche se si vede lo scotch purtroppo con le canzoni in colla a caldo, però è bella lo stesso. Poi altri brillantini, no. Che bella! Questa è veramente bella. Il timone con l'azzurro, forse, no? Perfetta, questa è uscita veramente bella. Sì, mi piace. Poi abbiamo Winnie Pooh. Che dolce. Che bellino. Se ne ha abbissato un po' lo sticker. No, sono triste. Però è carinissimo. Guardate che carino. Peccato che se ne è abbissato lo sticker. Vedrò un po' come risolvere la situazione. Però è carino. Poi abbiamo il cavalluccio marino. Sì, vabbè, c'è sempre il problema dello scotch, diciamo che è un po' troppo. Però è veramente carino. Bello. E poi non avevo visto che c'era ancora un altro. Questo, ah, e questo è l'unico fail disastroso. Avevo messo gli sticker piccolini. Adesso vi mostro gli sticker. Non guardate il macello. E questo sì, si è un pochino attorcigliato perché sicuramente non l'avevo chiuso bene, non me ne sono accorta, quindi l'ho dovuto togliere. Però in realtà poi sono rimasti i brillantini che avevo messo, in più è anche tipo sottilissima, quindi non lo so, adesso mi inventerò qualcosa, non so che cosa fare con questa creazione. Passiamo allo stampo Love. Non riescono a distruggermi, no? E abbiamo un semplice cuoricino rosso. No, è una cagatina, insomma, non è che... no, bocciato. Poi abbiamo la stellina Inaina. Questa è uscita molto carina. Allora riesci a fallerina oggi? Perché stellina ti sei così, diciamo, inabissata? Vabbè, diciamo che anche andare. Magari la tingo di giallo dietro. E poi abbiamo due esperimenti, questi sì che li ho fatti, gli esperimenti, con le cane, perché ho visto il video tipo che ho caricato qualche ora fa, CC Creation, con le cane nella resina e mi sono detta perché non usare la colla a caldo? E allora proviamo, piccoli esperimenti, vediamo un po'. Oh, che carino! No, vabbè, bellissima! Con tutte le chiavi con la frutta. Grazie, CC Creation, molto gentile. E poi anche questa con tutti i fiorellini e brillantini. Che carina! È approvata questa tecnica. Tra l'altro, voi non potete vedere dalla fotocamera, però in realtà è colorata in mezzo, solo che non si vede molto, dal vivo si vede di più. Anche questa, in realtà, sì, questa forse un po' si vede. È colorata tipo così, non so se riuscite a vedere la differenza, però è colorata.
quindi così, e questa così carina molto. Quindi niente ragazze, queste sono tutte quante le mie creazioni, anche se sono un po' pochine, spero che comunque vi siano piaciute, però lo sapete che sto un po' incasinata, non ho tempo per creare molto, e vi mando un grosso bacio. Mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, se vi è piaciuto il video lasciatemi un pollice in su, e noi ci vediamo sabato con un prossimo video, che per la verità ancora non so quale sarà. Anzi, a proposito, se avete qualche richiesta e volete vedere magari dei tutorial o dei video in particolare, fatemelo sapere giù nei commenti, così provvederò a realizzare questi video esclusivamente per voi. Quindi niente, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!